Entrando dal portico troviamo quest'ampio salone la cucina sempre con uscita all'esterno doppia ampie sono le superfici finestrate il salone è dotato di predisposizione camino su questa parete. Impianto termoautonomo gas metano. Questo disimpegno comporta conduce alla zona notte, quindi una zona notte riservata con una ampia camera matrimoniale. Bagno praticamente attiguo con vasca. Questo una seconda camera. Le camere chiaramente hanno porta finestra con uscita sui giardini. Un secondo bagno. Queste tipologie hanno tre bagni, quindi due sul piano, considerate che la superficie è circa 90 metri su un piano, e poi con questa bella scala in massello si accede a un piano mansarda che comunque ha un'altezza sfruttabile, con per entrambe le soluzioni due terrazzi. In questo caso leggermente più stretti di quella centrale, ma comunque abitabili. Molto panoramici. Come vedete, siamo in un contesto solo di ville. Quindi naturalmente abbiamo il pregio di trovarci in una zona residenziale senza oneri condominiali, pur essendo dotata di lampioni, marciapiedi e tutti i servizi principali, anche raggiungibili a piedi. Nella zona mansarda, dopo quella tamponatura, si possono utilizzare, sfruttare delle zone armadio, in quanto abbiamo una profondità di circa 3 metri per tutta la lunghezza del vano mansarda e quindi con una leggera pendenza del tetto, però per una grande armadiatura è sicuramente un vano da sfruttare.